situazione oggi è estremamente importante per il nostro Paese, immaginando anche quei cambiamenti che sono necessari per arrivare ad un risultato. E oltre ai collegamenti tra le università, i centri di ricerca, le industrie, che oggi sono carenti di canali di comunicazione adeguati per sfruttare le idee e trasformarle in brevetti e soprattutto proiettarle nel mondo produttivo. Ecco, al di là di questo contesto occorre innanzitutto la consapevolezza che bisogna cambiare un po' il metodo, la sensibilità dell'ambiente esterno, cioè cambiare una cultura di base che non può più essere legata ai vecchi meccanismi che hanno portato alla crisi, tra l'altro, e non solo italiana, ma immaginarsi un modo di agire, quindi una cultura proiettata al futuro che ha diversi elementi critici, il primo dei quali è la necessaria velocità nel pensare e nel fare le cose, e che è un elemento indispensabile perché in un confronto internazionale si rischia ogni giorno di essere fatti fuori e quindi messi da parte. E tutto questo indubbiamente è una grande fatica per un paese che ha visto nella ricerca scientifica e tecnologica così scarsa considerazione. Però appunto, al di là dei soldi che molto spesso esistono e che non vengono spesi, esiste la fondamentale necessità di un cambiamento di mentalità, che è l'unico che consentirà di cambiare il futuro.